La scorsa settimana avevamo fatto un sopralluogo in via Santa Caterina da Siena e avevamo scoperto che la telecamera è finta e che la sbarra era stata messa lì come deterrente. Insomma, che la vicenda non sia mai stata risolta e che siano stati spesi dei soldi inutilmente è abbastanza chiaro. Si continua infatti a bruciare e questa macchia nera e informe ancora maleodorante lo dimostra. Ci sono ancora i fili di rame degli pneumatici utili ad appiccare le fiamme e chissà che cos'altro avrà preso fuoco senza che nessuno intervenisse. Nel cumulo c'è davvero di tutto. Tutti sanno che qui si brucia, come tutti sanno che si brucia in zona Masseria del Pozzo a ridosso del campo Rom. Le zone sono queste ed è incredibile che nessuno metta una vigilanza proprio lì per scoprire chi è che appicca il fuoco. Le belle giornate di questo periodo, tra l'altro, stanno facendo sì che i roghi vengano appiccati con più facilità. La domanda è: cosa sta facendo la struttura commissariale guidata da Donato Cafagna? E soprattutto, siamo ancora convinti che l'esercito serva? Il fenomeno non è mai stato debellato, mentre Giugliano e tutti i comuni limitrofi continuano a respirare aria malsana e il ministro della salute parla ancora di stili di vita. Abitudini, troppo fumo, troppo alcol, troppo cibo grasso e questa è la prima causa di cancro.